Ha chiesto di intervenire l'onorevole Claudio Borghi. A lei, onorevole Borghi. Grazie, signor Presidente. L'emendamento dei colleghi Gemmato e Bellucci ovviamente pone un problema concreto, vale a dire, tutti ormai abbiamo capito che il parametro per decidere le zone legato ai contagi è un parametro che deve essere preso con le molle, perché potrebbe avere un effetto disincentivante da parte delle regioni per i test. Perché quanto più una regione è diligente e fa test sulla sua popolazione, quanto più è probabile che venga trovato un contagiato anche asintomatico, e quindi non è pericoloso, diciamo così, per la tenuta del sistema sanitario nazionale, ma è molto utile invece per evitare il contagio all'interno della popolazione. Quindi le regioni dovrebbero essere incentivate a fare quanti più test possibile, per cui c'è un fondo di correttezza in questo emendamento. Noi però voteremo contrari per un motivo semplice, che la decisione per le zone e per i colori delle zone è giusto che sia affidata alla conferenza Stato-Regioni. Sono i governatori che hanno il polso del loro territorio, e con un dialogo che fino adesso c'è sempre stato con il governo, possono decidere qual è il livello di parametri o le percentuali di ospedalizzazione piuttosto che di terapie intensive che possono essere utilizzate per il cambio di colore. È evidente che grazie a questo intervento che noi e i nostri governatori abbiamo portato avanti sin dal primo momento, in questo momento le regioni sono tutte aperte, perché ricordate che il parametro delle ospedalizzazioni era fuori dalla prima e l'originaria formulazione per il sistema dei colori. Ecco, noi pensiamo che non si possa sottrarre tout court alle regioni questo dialogo, e quindi, pur riconoscendo un intento assolutamente valido e positivo per il collega dell'emendamento dei colleghi, però noi votiamo contrari. Grazie. Grazie, onorevole Borghi.